Buonasera a voi tutti da Cividale del Friuli, patrimonio UNESCO, comune del Friuli Venezia Giulia, profondamente friulana, in provincia di Udine, per questa partita che è la gara di cartello, una delle gare di cartello per quanto riguarda la Serie A2. Siamo sul campo della Web Gesteco di Cividale del Friuli, che va in maglia gialla, e vedete appunto i giocatori che si stanno proponendo sul terreno di gioco nei confronti della prima della classe, la Tech Group Pistoia. E con me, come di consueto, Nicio Zuppi. Buonasera, buonasera a tutti gli amici del basket, in particolare ai tifosi ducali. Ciao Iccio, allora è una partita che assolutamente dobbiamo riconoscere che è un scoglio importante per la nostra Web Gesteco. Certo, la Gesteco da matricola, primo anno nella Serie A2, ha fatto benissimo fino adesso, recentemente ha vinto in casa, poi ha vinto fuori casa Ravenna, la classifica diciamo è buona. Manca forse la ciliegina sulla torta, cioè riuscire a vincere con una delle squadre più forti del campionato come potrebbe essere Pistoia. La partita di oggi è seguita da circa 1800-1900 spettatori suddivisi fra parterre, tribuna e tribuna di casa e curva, chiamiamola pure curva, poi il dietro canestro, la gradinata dietro canestro, con gli amici di Pistoia, una quarantina di loro che stanno assiepando anche loro il dietro canestro dalla parte opposta ai sostenitori dei colori giallo-blu appunto della Web Gesteco. Siamo con il primo minuto, è successo praticamente quasi nulla insomma in questo primo minuto. No, da sottolineare i cambi difensivi della Gesteco, adesso Rotta, probabilmente il più piccolo in campo, marcava Magro, il centrone di Pistoia, il più grande in campo, è andato prontamente ad aiutare Dalton Pepper, Rotta ha recuperato la palla. Allora diciamo che queste due squadre si stanno proponendo per questa partita non con intanto il tiro di tre punti di Eugenio Rota, che sblocca il risultato dallo 0-0 sul 3-0 per Cividale. Sì, l'altra cosa da sottolineare, Franco, che Rodney Clark non sta giocando, in panchina, ha fatto riscaldamento, potrebbe forse giocare, però vedremo durante la partita. Però devo ricordare che anche Pistoia ha dei giocatori, due giocatori insomma che non stanno bene, uno purtroppo deve farsi un'operazione alla spalla ed era una pedina importante per Pistoia, per la squadra di Brienza. Assolutamente, però Pistoia è una squadra comunque attrezzata che può far bene. Altra novità, la zona proposta dalla rimessa dal fondo di Pistoia. Grande canestro intanto da tre di Copeland, proprio contro la zona sulla rimessa dal fondo. Allora questa è la partita di ritorno, amici della LNP Pass, che ci permette di farvi gustare tutte le partite del campionato di Serie A2, di Serie B ovviamente, e nel caso specifico questa partita. Ricordiamo che nella andata effettivamente Pistoia ha avuto una marcia in più, o se non due, se non tre, sulla sì, squadra di Pilastrini. Era una delle prime partite fuori casa contro una delle pretendenti, diciamo così, alla promozione nella serie superiore, e lì la Gesteco aveva fatto veramente fatica, forse proprio ad abituarsi a dei ritmo. Intanto ancora un bel canestro da parte di Pistoia, punteggio in parità dopo il facile layup di Dalton Pepper. 5-5 dunque, 7-50 da giocare in questo primo periodo. Allora vediamo un po', Dalton Pepper numero 20, Rota poi con il numero 9, questi è Gabri Miani, poi il numero 77 dell'Agnello, e a concludere il quintetto iniziale per la Gesteco è il numero 10 Aristide Moa. Guardate un po' come stava per prendere questo pallone Miani dalla parte opposta, c'è però la velocità in contropiede, in transizione, come dicevamo, questa è la terminologia che viene usata dai tecnici appunto di Pistoia, che va in vantaggio 7-2. Sì, ottimo canestro di Saccaggi, rientro forse un po' pigro, oppure meglio non accorto da parte della Gesteco. Dell'Agnello dalla sua posizione non va, però poi riprende il pallone e poi lo riperde, ritorna sul possesso dunque Pistoia con la palla per un uno contro uno per quanto riguarda il giocatore di Pistoia numero 23 appunto
Barnado, perché Barnado poi è stata una spina incredibile, forse il giocatore più forte che c'è in Serie 2. Non Juan lo so, Barnado è veramente una potenza dal punto di vista atletico, e anche molte dimensioni che coach Brienza sfrutta a pieno. Molte dimensioni per Barnado, ma senza dubbio è una squadra quanto mai quotata, questa compagine di Pistoia, che ricordiamo peraltro che forse si trova quasi male in A2, perché è una, ha giocato anche in A1 anni e anni e anni. Assolutamente. E noi da buoni... Giocò a Galanda, mi pare anche. Esattamente, da buoni amici del basket, ricordiamo tanti anni a Pistoia da parte di Jack Galanda, prima come giocatore poi anche come dirigente. Altro canestro qua di Copla, ma Copland, guarda, che tira anche fuori equilibrio appoggiandosi tutto sul piede sinistro, però 2 su 2 da 3 per Copland, e vantaggio importante per Pistoia, 12-5. Certo che se cominciamo a subire questi tiri dalla distanza, beh, bravi loro che comunque sono capaci di mandarli dentro. Recupera, no, non recupera Rota, perché il piede va sulla linea e quindi la palla viene persa. Allora, sul 12-5, a 4 minuti dall'inizio della partita, c'è un time out ovviamente di Stefano Pillastrini, per dire che cosa? Assolutamente per registrare la difesa, 12 punti subiti in 4 minuti, sicuramente un bottino importante per Pistoia, per la formazione toscana, le due bombe di Copeland, e quindi probabilmente coach Pilla vuole registrare anche la rimessa dal fondo contro la zona proposta dalla Gesteco, ha prodotto immediatamente un tiro facile, per cui penso che il minuto sarà dedicato particolarmente a registrare la difesa, magari quegli accorgimenti che sono stati studiati in settimana, che per il momento magari non sono stati attuati dai giocatori. E dunque va a beneficiare appunto coach Pillastrini della possibilità data dal regolamento di chiedere un minuto di sospensione per dire ai suoi cosa è possibile fare, direi soprattutto in difesa, anche se l'attacco sì, ha giocato bene nei primi due minuti, poi dopo ha preso le distanze e ha preso le... Sì, anche perché sono state due palle perse abbastanza, come dire, sanguinose, e di conseguenza il pensiero principale probabilmente era la difesa, ma anche l'attacco deve giocare meglio. L'attacco deve giocare meglio, ora abbiamo Whitlow, poi dopo ancora la palla che gira per... ancora un tiro dalla distanza di Copland, ma non va, recupera il playmaker che dà appunto la palla a sinistra su Dalton Pepper. Il blocco di Gabri Miani e poi Aristide Moa, ancora per Miani sul pettine dell'area, se la gioca con Whitley, si gira e segna andando indietro, quindi in stand back come di consueto si dice in gergo, e ci sono i 7 punti in totale siglati dalla squadra di casa. Questa deviazione di Miani interrompe l'azione offensiva della compagine di Pistoia, ma non influisce sull'attacco appunto della compagine in tenuta rossa, che va a rimettere in gioco ancora zona Saccaggi, ancora zona. Questa è una zona che si adegua allo schieramento avversario, quindi una match up. Barnado che tenta di servire Magro, non riesce il gioco a due per un intervento appunto difensivo comunque positivo. Ci sono ancora 5 secondi peraltro per Pistoia per andare a chiudere l'azione offensiva. Vediamo, la palla è per Barnado, sì, ma la perde e quindi si interrompe così questo lungo rimessa attacco. Non diciamo buona per Pistoia, che butta via la palla. Ma volevo sottolineare, Franco, quanti palloni tocca Gabriele Miani con queste sue braccia lunghissime, veramente eccezionale. Non vanno a referto, non vanno a statistica tutti i palloni che tocca Gabriele Miani, però veramente eccezionale, in un'azione già due volte toccato e deviato la palla. E quindi Miani nell'economia del gioco della compagine di Pillastrini si sente senza dubbio, soprattutto quando smanaccia poi dal rimbalzo da sotto canestro. Il pallone è nelle mani di Eugenio Rota, da fronte canestro per il tiro da tre punti, lo sbaglia e troppo
però era un buon tiro certo, perché era costruito molto bene col pick and roll con dell'Agnello. Ecco, ancora Barnado si fa largo con il corpo, questo è un gioco che sa far bene, poi però l'appoggio al tabellone non è positivo. E ancora il tiro di Gabri Miani, da 3 punti per Miani, e ci sono i 10 a 12 a favore del Pistoia, però ricordiamo che era sopra anche di 5 punti, per cui insomma abbiamo raggranellato qualche punticino e quindi la partita in estremo equilibrio. Fischia l'arbitro, ecco gli arbitri, che è il triplice arbitrata di oggi, che è firmata Enrico Boscolo, Alberto Perocco e Umberto Tallon. Grande inizio per Gabriele Miani, veramente presente in difesa, presente in attacco, quindi di conseguenza veramente un ottimo inizio per Gabriele Miani. Ancora la zona proposta da coach Pila sulla rimessa laterale. Perché secondo te? Secondo me fondamentalmente per rompere il ritmo un poco alla squadra di Pistoia, che in attacco è veramente una macchina. Adesso c'è un po' di fortuna peraltro la compagine di Brienza, che va a siglare il 14° punto, punto totale, difende invece a uomo, come vedete Pistoia nei confronti della Web Gesteco, che poi va a segnare con Dalton Pepper, che ha atteso appunto che il suo avversario si staccasse leggermente, poi si è girato con la braccio in mano di destra, è andato l'avversario libero di andare al tiro. Ancora Copeland, ma nulla da fare, ancora c'è lui. Stata una cattiva comunicazione, alcuni difendevano uomo, alcuni difendevano zona, e Copeland era completamente libero. Ecco ancora Copeland fino in fondo, si lotta in rimbalzi, la palla esce, l'ha lasciata andare Copeland, però dice ma come, se me l'ha data l'avversario, e invece non era così secondo l'arbitro, che è molto più vicino di noi. 12-14. Assolutamente, la palla è stata toccata da Widdle, che l'ha deviata verso il fondo, quindi giusta l'interpretazione arbitrale. 3 minuti e 15 ancora da giocare in questo primo periodo, e anche del basket piacevole stiamo guardando e vi stiamo trasmettendo. Babi Miani, taglio di Pepper, poi Battistini, che è entrato da poco al posto appunto di Dell'Agnello, e per Battista ci sono 2 punti che lo cavallizzano, perché sappiamo appunto quanto è importante per Battistini segnare subito il primo canestro che gli si propone la partita, che ripropone la partita. Sì, assolutamente, per tutti i giocatori è importante cominciare bene. Qua intanto Saccaggi, che ha 3 su 3 da 2, e lui ha iniziato non bene, direi veramente benissimo. Esce Gabriele Miani gravato di 2 falli, la regola del 2, Franco, che coach Pila ci ha abituato in questi anni qua a Cividale. Chi commette 2 falli nei primi 2 quarti esce per non avere problemi poi nel terzo e nel quarto quarto. È entrato Nicolic, c'è ancora difesa zona. Nicolic dunque, che va a coprire su Varnado, il quale si libera per andare al tiro ma sbaglia da sotto, ancora in possesso per la Web Gesteco, siamo in parità 14-14. Dalton Pepper, su di lui Varnado, scarica per Alistide Moha, il tiro da 3 punti leggermente lungo, però rimbalzo offensivo è per Alexa Nikolic. Ancora Dalton, e viene anticipato peraltro. Sì, qua molto bravo Saccaggi. Saccaggi vediamo Saccaggi al tiro, no, fa la finta, bravo Pepper, molto da 8 metri Varnado, che si segna da quella distanza. E Varnado è un giocatore multidimensionale, può colpire da fuori, può colpire da sotto, ha grandi prestazioni fisiche, per cui è un ottimo giocatore. Ottimo rimbalzo in attacco intanto di Battistini sul tiro sbagliato da parte di Eugenio Rocco. L'attacco però ancora per la Web Gesteco in casacca gialla, rota, vuole andare al tiro giustamente perché mancavano pochi secondi, poi si ritrova la palla, gran salto e stoppata sul tiro di rota di Varnado. Varnado veramente una potenza in più, fisico e anche in difesa, in attacco. Per il numero 15 Saccaggi, ancora in manovra, sposta verso Whittle, ancora Copeland, il tiro di quest'ultimo da 3 è sbagliato, lotta ai rimbalzi anche
Matteo Pollone, a cui la palla esce dal campo per Brienza. C'è il fallo, il cambio possibile, come c'è un cambio possibile anche per Stefano Pillastrini. Infatti c'è il cambio del playmaker, entra Alessandro Cassese per i gialli della Web Gesteco numero 7 e entra anche, per quanto riguarda la Giorgio Tesi Group Pistoia, il numero 2 della rosa, che poi era dato per infortunato o comunque non in perfetta condizione fisica, ma vediamo che Della Rosa comunque è in sul terreno e quindi ha recuperato, forse non si è allenato, mi pare di aver visto che non si è allenato durante la settimana, e quindi secondo Brienza è giusto che non entrasse nei primi 5, come d'altronde non sta facendo Clark per quanto riguarda i colori della squadra appunto di Cividale del Friuli. Tanta zona, Franco, proposta da coach Pilla, che sicuramente vuole un po' rompere il ritmo, vuole un po' ingabbiare, vuole far pensare la squadra di Pistoia. Attaccaggi per Della Rosa, Della Rosa ancora fuori per il numero 23 Barnado, che va al tiro perché mancavano pochissimi secondi, due mi pare, o se non tre, ai 24, 36 secondi al termine del primo periodo. Il blocco non c'è, il blocco di Battistini, tiro da tre punti di Dalton Pepper, il rimbalzo di Nikolic, se la gioca da sotto, va verso il fondo, verso fuori, poi non va a caricare il tiro. Barnado uno contro uno fino in fondo, il suo appoggio al tabellone non va a buon fine, può chiudere con azione offensiva la squadra di casa di Stefano Pillastrini su 14-17, quindi più 3, quindi solamente un possesso per Pistoia nei confronti della Web Gesteco. Il fallo, ma poteva anche ovviamente farlo Pistoia perché ha due falli, con questo è il terzo fallo di squadra, quindi non ha subito. È stato chiamato dalla panchina da coach Brienza, ha avvisato i giocatori che potevano spendere ancora dei falli senza andare in bonus. Esce intanto Dalton Pepper, rientra Eugenio Rotta. Partita piacevole, Franco, esce anche Magro. Proprio per la possibilità, coach Brienza vuole marcare tutti e poter cambiare con tutti quanti. Giorgio Allinei è entrato per Pistoia, il numero 19, messo dentro Rota per il tiro da tre punti, lo effettua ma lo sbaglia, scheggia il ferro e si termina così il primo periodo. Siamo su 14-17, insomma tre punti non sono tanti. Diciamo che l'inizio è stato buono per la nostra squadra, la squadra di Cividale, e poi Pistoia ha preso le distanze, ha preso le misure e vediamo che squadra è, giustamente si trova al primo posto. Pistoia ha tantissime armi in attacco, Franco, probabilmente proprio la zona che, di cui abbiamo già parlato ampiamente in questo primo quarto, ha tolto un po' di ritmo a Pistoia, fortunatamente, ma anche per merito, per bravura di Cividale. Per Pistoia fondamentalmente Della Rosa, Juan Barrado e Copeland sono i tre giocatori che sono andati a referto. Saccaggi 6 punti, Copeland 6 punti con 2 triple su 4 tentativi e Juan Barnado con 5 punti, 1 su 4 da 2 e 1 su 3 da 3. Questi sono i tre realizzatori e probabilmente la difesa di Cividale dovrà concentrare le attenzioni in particolare proprio su loro tre. Per quanto riguarda invece la Gesteco, i punteggi sono più distribuiti, con Miani miglior marcatore con 5 punti, 1 su 1 da 2, 1 su 1 da 3 per Gabriele Miani, autore di un ottimo inizio, peccato sia stato probabilmente condizionato un poco dai due falli per la regola del 2 che abbiamo citato prima. Coach Pila gli ha fatto fare un giro in panchina. Allora terminato i due minuti di pausa fra un periodo e l'altro, le due squadre stanno tornando sul terreno per quanto riguarda i singoli punteggi dei giocatori. 5 punti sono quelli di Miani, 3 di Eugenio Rota, 2 di Battistini e 4 di Pepper, e fanno appunto 14-17 punti, vengono dai 2 punti di Della Rosa, i 5 di Copeland,
i 6 di Copeland, i 6 di Saccaggi e i 5 di Varnado. Della Mora, della Rosa ha segnato nessun canestro, infatti vediamo dove, stavamo leggendo un'altra serie di numeri, ma è questa la verità. Copeland 6 di Saccaggi e 5 di Varnado, 6 più 6 12 più 5 17, quindi più 3 per Pistoia, che rimette in gioco il pallone dal metà campo, e c'è appunto Della Rosa che ce l'ha. Ora mi pare che ci siamo con la difesa che è cambiata, difesa individuale per la Web Gesteco, e quindi già seconda difesa per Pillastrini. Scarica verso Varnado, poi a centro area il numero 18, che poi trova sì spazio con il suo fisico, stiamo parlando di Magro, poi però dopo non si gira benissimo effettivamente. No, movimento lento e anche un po' fuori equilibrio, poi come spesso succede quando un giocatore sbaglia un tiro, nel tentativo di voler conquistare a tutti i costi il rimbalzo, frana addosso a un giocatore della Gesteco e viene sanzionato dal fallo. Magro per il momento non ha inciso, ma sappiamo che è un giocatore che può da un momento all'altro cambiare le sorti della partita, specialmente dall'alto della sua statura e della sua capacità di andare al rimbalzo. Allora il punteggio rimane quindi quello, dopo appena i 20 secondi giocati. Pepper, Cassese, Battistini, Rota e Nicolic, questo è il quintetto proposto da Stefano Pillastrini per la seconda parte di gara. Per quanto riguarda Pistoia, praticamente siamo con un quintetto che era uscito dopo i primi 10 minuti effettivi di gioco. Ecco Dalton Pepper, manca un secondo, va con questo vassoio, poi sbaglia il rimbalzo per Nicolic, stoppato da Magro, palla dunque recuperata difensivamente da Pistoia. Ecco il tiro di Pollone che si insacca dai 6,75 e porta 3 punti nel computo dei risultato totale. Nicolic ha conquistato due bellissimi rimbalzi in attacco, però poi ha fatto una palla persa e questo tiro qua un po' molle, quindi un po' più di energia ci vorrebbe da parte di Nicolic, specialmente perché è stato molto bravo a conquistare i rimbalzi. Sì, perché prende posizione, prende rimbalzo, poi però appunto poi non riesce ad andare a canestro. Intanto c'è Rota che in maniera sciagurata va a tirare da 3 punti segnando. Mancava un secondo, Franco, e quindi bravo il nostro motorino che in una condizione difficoltosa è riuscito a scagliare e a segnare questa bomba. Una bomba che riporta a meno 3 e poi c'è Varnado sempre dai 6,75, tiro lungo, la palla è ancora dunque per Cividale del Friuli, che viene seguita qui da 1800 persone al palazzetto dello sport. Il palo gesteco di via Perusini, 18 il tiro ballonzola, il tiro di Pepper sul ferro ma non entra. Ancora Varnado riesce a porta palla con grande tranquillità, non c'è nessuno di lui che lo pressa. Qui abbiamo ancora Della Rosa, anticipo, attiamo, guardiamo il schiaccione che andrà sui highlights della serata. Battistini, grande anticipo di Battistini, e non avevo dubbi che avrebbe concluso con una grande schiacciatona, e poi ha salutato anche i tifosi della curva. Grande veramente Leo Battistini. E allora con questa schiacciata 19-20 più 1 per Pistoia. Ora viene colpito involontariamente da Cassese Saccaggi, numero 15, che in possesso di palla andrà a rimettere in gioco egualmente ovviamente Pistoia per il fallo di Alessandro Cassese. 1-1 i falli di squadra. Non abbiamo visto, mi pare, fino a questo momento nessun tiro libero nella prima parte della gara. No Franco, hai ragione, né da una parte né dall'altra. Ho visto quell'arbitro Boscolo che è andato a redarguire Battistini, che effettivamente dopo la schiacciata si è appeso un po' troppo sul ferro, però grande intelligenza da parte dell'arbitro, gli ha detto non farlo più perché la prossima volta sei sanzionato. Oh bravo, perché un po' di spettacolo ci deve essere, insomma, assolutamente nel basket, ed era solo d'altronde. Battistini da fronte canestro, di 3 punti, grande Battistini, grande Leo, grande inizio. Come avevi detto tu, prima ha iniziato con canestro da 2, poi questa grande schiacciatona in contropiede, adesso una bomba, quindi grande inizio anche da parte di Leo. Ancora un altro tiro sbagliato di Varnado e ha chiesto time out Rienza, però ci rinunciano, lo fa lo stesso.
questo è stato un passaggio sbagliato da parte di Battistini verso il suo compagno. L'abbiamo appena lodato Franco e qua invece fa una stupidaggine colossale, perché aveva vicino sia Cassese sia Eugenio Rota, un po' più lontano, ma poteva tranquillamente appoggiare la palla a uno dei due playmaker. Probabilmente sull'onda dell'entusiasmo Battistini ha voluto un po' strafare. Però 22-20 Franco, Cividale che rimonta in questo secondo quarto, per cui devo dire un'ottima partita, una piacevole partita con ambedue le formazioni che stanno giocando molto bene. 2 su 8 la percentuale da 3 per Cividale, mentre Pistoia 3 su 8 con le due bombe segnate da Coppola, per cui più o meno percentuali abbastanza vicine. 11 rimbalzi per Cividale, 9 rimbalzi per Pistoia, grande equilibrio qui al palazzetto di Cividale. Al periodo di Cividale, in cui appunto nella parte destra della nostra visione e quindi del teleschermo, non visti ma si sentono i ragazzi, i tifosi della Brigata Rualis, che assieme alla passione ducale sospingono i ragazzi di Stefano Pillastrini, e c'è da dire che hanno anche potuto assaporare la settimana scorsa una trasferta importante in quel di Ravenna, dove la squadra ha vinto in trasferta appunto con 100 di loro, 100 spettatori provenienti da Cividale e dintorni, a sostenere la squadra, quella della passione ducale, come ci saranno la prossima domenica a Bologna per la Fortitudo. Il tiro di Rota si va, ed è il tiro da 3 punti, 3 su 4 mi pare che sia la percentuale di Eugenione Rota, infatti ha 9 punti nel suo carniere, vediamo un po'. 25. Molto bravo, sì, molto bravo Eugenia sulla transizione, servito da Cassese, qua intanto replica immediatamente Della Rosa con un ottimo canestro. Della Rosa canestro dai 6,75, stessa misura dal canestro rispetto alla linea che appunto tutti gli amici del basket la conoscono, quella del tiro da 3 punti. Interviene in anticipo però Pollone, poi però rimane solo in mezzo all'area, che se ci fosse, se fossimo nel calcio sarebbe stato un fuorigioco, invece qui non c'è perché il difensore non è riuscito a coprire appunto Battistini. Battistini va a segno ancora, grande inizio di Battistini, gran partita fino a questo momento, abbiamo detto che lui si accende nel momento in cui segna il primo canestro. Ecco ancora Pollone per il tiro da 3 punti, che viene poi raccolto da prima Varnado e poi da Witter, ma Witter ha sbagliato, non ha segnato ancora un tiro. Ancora Battistini, uno contro uno, il vassoio di Battistini, ma non c'è, lui dice mi ha fatto fallo, ma gli arbitri non hanno fischiato assolutamente nulla. Si va di nuovo velocemente dalla parte opposta, ancora con Della Rosa e poi abbiamo Varnado e lì finiamo, no scusate, Copeland, e lì termina questa azione offensiva della squadra di Pistoia. Primo, che è sotto di 4. Primo tiro sbagliato Franco da Battistini, che aveva 3 su 3 da 2 e 1 su 1 da 3. Ottimo inizio veramente per Battistini, condito anche da ben 5 rimbalzi per una valutazione di 12 in poco più di 9 minuti. Grande inizio da parte di Leo. Tenta un recupero Dalton Pepper, che si era messo fra Copeland e Polloni, però la palla poi va fuori dal campo. Intanto però rimangono solo 5 secondi al termine dell'azione offensiva di Pistoia, che però trova in Whittle una opportunità per andare a canestro. Ancora Whittle però non ha inciso molto, questo giocatore numero 24, ancora 0 punti appunto nel suo carniere. La palla viene sospinta comunque dal giocatore in casacca gialla ed ecco che ci sono ulteriori 14 secondi per Pistoia. Varnado è sempre zona, Franco, una zona che si adatta a quello che è lo schieramento degli avversari. Tiro da 3 punti di Della Rosa, si lotta ai rimbalzi, lotta Varnado, lotta però Rota, che da foglie da sotto va a trovarsi appunto un pallone nelle mani, chiama lo schema è testa. Cos'è lo schema testa?
schema a testa voleva servire in una situazione di mismatch. Intanto palla recuperata da Battistini. Aristide Moa ha marcato da Della Rosa in quel momento in pivot basso. Nicolic, un lob per Battistini, un po' troppo in effetti, non era una buonissima idea questa. No, non c'era questo passaggio, Battistini si arrabbia, ma giustamente forse, però Nicolic ha voluto servirlo in tutte le maniere e lì magari era meglio cercare con un passaggio in più un angolo migliore per servire questo Battistini on fire. 4 minuti al termine del secondo periodo, amici, una partita che va via molto veloce ma è piacevole nella sua visione. Ecco ancora per Whitley il pallone, su di lui c'è Battistini, lotta sotto, non trova spazi se non con Saccaggi, che ha ancora 4 secondi, viene bloccato da Nicolic, il tiro di Della Rosa è da 3 punti, il rimbalzo è per Nicolic, poi dalla palla arriva a Rota, Aristide, Moa, fino in fondo, ci sono i 2 punti, no? Sì, quelli di Battistini che raccoglie il rimbalzo, bravo da seguire l'azione. Sì, molte volte i giocatori non seguono il contropiede del compagno pensando in faccia del canetto, invece qua Leo è molto bravo ad andare in tapping. Altra azione molto positiva da parte della squadra di Pistoia, che trova ovviamente nei singoli opportunità importanti. Ancora Aristide Moai contro Varnado, fisca l'arbitro, vediamo, c'è un fallo. Sì, fallo di Saccaggi, di Saccaggi che sulla penetrazione nel tentativo di sporcare la palla. Rientra Dell'Agnello, esce Nicolic, dicevamo di Battistini on fire, già in doppia cifra, Franco, 11 punti realizzati da Leo con un solo tiro sbagliato in quella famosa azione che noi chiamiamo battistata, quando prende il rimbalzo, ha fatto la battista, quando prende il rimbalzo e fa tutto il campo in palleggio. 14 secondi per l'attacco della Web Gesteco, 2 minuti 59 da seguire, gran palla verso Dell'Agnello e qui è stato bravo Dell'Agnello a operare un taglio verso il canestro non seguito dall'avversario. Guarda, una cosa fondamentale che Dell'Agnello fa molto bene è rollare immediatamente appena Rota supera il blocco. Si chiama pick and roll proprio perché il compagno che posiziona un posto di blocco per il playmaker in genere deve andare immediatamente verso il canestro. Ancora zona. Ancora zona per la Web Gesteco in questi ultimi 2 minuti e 40, quando è sopra la squadra di casa di 6 punti, 31-25. Il pallone va a Saccaggi, il tiro da 3 punti di Saccaggi è sbagliato, il rimbalzo è per Whitley, ancora fuori Copland da 3 punti, ancora accarezza il ferro, nulla da fare, rimbalzo di Battistini. Ha iniziato bene il Pistoia con i tiri da 3, poi però la percentuale è assolutamente calata. Appunto sempre nella stessa dimensione dei 6,75, Aristide Moa palle a canestro, solo di lui c'è Saccaggi, lui sbaglia però l'appoggio, è saltato bene e ha toccato la palla, credo von Saccaggi, Whitley fino in fondo, sbaglia anche lui da sotto, sfortunato in questa circostanza perché si era comunque liberato discretamente bene anche Whitley, ma non ci sono ancora punti per lui, invece c'è ancora un'azione offensiva della Web Gesteco con Rota, vuol tirare da 3 punti, viene stoppato però, la palla recupera la Pistoia, contropiede, eccolo qui, Saccaggi fino in fondo, carambola addosso a Aristide Moa, lo stesso Saccaggi, fischia l'arbitro per forse un fallo che dà la possibilità alla squadra di Pistoia di battere i primi liberi di questa partita. Esattamente, primi liberi di questa partita, diciamo che Cividale un paio di occasioni non è rientrata benissimo. In questo caso Moa è andato a ostacolare l'avversario Saccaggi che simbolava verso canestro. Aristide aveva fatto un'ottima azione in pivot basso e aveva fatto tutto molto bene, forse ha sbagliato la cosa più facile, l'appoggio da un metro. Si può andare al tiro, ai 2 tiri liberi per Saccaggi, imposta appunto il suo tiro ma viene sbagliato dallo stesso Saccaggi e quindi 0-1 al momento, rimane 31-25 il punteggio acquisito dalle due squadre in questo primo e secondo quarto, perché manca 1 minuto e 38, segna il secondo, 31-20
6 il punteggio, dunque 1 minuto e mezzo ancora da giocare con Eugenio Rota che manovra il pallone verso Aristide Moa, una serie di blocchi, esce Dalton Pepper ma è bravo Copland in difesa, però Pepper lo stesso in back in cambio di direzione veloce ha fatto, sì. No? Dalton Pepper era anticipato, è andato in backdoor dell'Agnello con le sue mani magiche, veramente Franco gli è servito un assist molto difficile perché non c'era spazio, non c'era tempo. Dalton Pepper ha subito fallo e va in lunetta e anche per Cividale, quindi primi tiri liberi di questa partita. Cividale dunque che va ai tiri liberi con Dalton Pepper, numero 20, 31-26 il punteggio, si asciuga il terreno giustamente come è consuetudine fare con i ragazzini del settore giovanile delle squadre di casa, e lo fa appunto il ragazzino dell'Under 15, e siamo con il Dalton Pepper per il suo tiro libero, il primo che va a bersaglio. 1-29, 31-26, secondo libero a favore del giocatore, non posso dire italo-americano perché è un americanissimo, ma è un america-italiano perché ormai vive in Italia a Trani, si è sposato una ragazza appunto di Trani. Allora siamo con l'attacco ancora nei confronti della difesa dei gialli blu, il tiro dalla distanza ancora di Whitley, ma non va. Oh, non ha segnato un punto Whitley. Sì, Whittle non bene. Invece volevo sottolinearti l'ottimo inizio di Dalton Pepper, la presenza costante su ambedue i lati del campo. Time out di coach Brienza. Dalton Pepper 8 punti realizzati con ottime percentuali e anche 4 rimbalzi conquistati, quindi veramente Dalton Pepper un'ottima impronta su questa partita. Ripetiamo, sia in fase offensiva ma anche in fase difensiva nel contenimento spesso di Copeland. Sì, dobbiamo dire che siamo praticamente in una situazione opposta a quella del primo periodo di gioco, siamo a più 9, 35-26 per Cividale del Friuli, per la Web Gesteco che in questo secondo tempo, non facendo cose avventate ma impostando azioni offensive anche con cervello, insomma, con, assolutamente Franco si ritrova in più 7, più 9. 18-9 il parziale di questo quarto, ed è soprattutto la difesa alternata tra uomo e zona su tutte le rimesse laterali o dal fondo che forse ha fermato, ha bloccato un poco l'attacco di Pistoia, in particolare Copeland, Guarnado e Saccaggi che erano stati gli artefici di quel primo lungo da parte della formazione toscana. Quindi ottimo prestazione soprattutto dal punto di vista proprio difensivo in questo secondo quarto di della Gesteco. Rientra Nikolic per dell'Agnello. Meno di un minuto al termine del secondo periodo, prima della pausa lunga di un quarto d'ora. Lunga, si allunga la difesa della Web Gesteco, come vedete, fin da quando è andato a riprendere il gioco. Vediamo contropiede e c'è Aristide Moa, e anche qua va a siglare in schiaccione con veemenza incredibile. Aristide Moa, 2 punti. Palla persa in maniera banale da Copeland che tentava di servire Della Rosa, l'ha recuperata Eugenio Rotta, campo tutto aperto per Aristide Moa, il nostro panterone che veramente ha tirato giù il canestro anche in questa occasione. Fallo di Battistini sulla penetrazione di Copeland, Battistini infuriato perché ha tentato la stoppata, ma l'arbitro era piazzato benissimo e ha fischiato. E intanto il vantaggio Franco è di 11 lunghezze, 37-26, ci saranno proprio esattamente 24 secondi esatti per la Gesteco. Buono il primo tiro di Copeland. 10 punti di vantaggio, 37-27 con Copeland in lunetta per il primo, 24 secondi esatti, quindi la Gesteco vorrà fare assolutamente un tiro allo scadere dei 24. Peraltro Pistoia potrebbe anche spendere un fallo perché ne ha appena 3, appena, ne ha 3 e quindi non ha aggiunto il bonus. Vediamo cosa, come manovra Eugenio Rota. Della Rosa glieli addosso, ancora Eugenio, il taglio di Pepper ma non trova
appunto il passaggio di Rota, ecco il tiro di Pollone, è sbagliato proprio all'ultimo secondo e 20, e quindi viene buttata via l'azione anche da Pistoia, ma bene così, anche se non si è segnato. Insomma, siamo sopra di 10 lunghezze contro la prima in classifica. Web Gesteco al riposo con 5 punti di Miani, sono 11 di Battistini miglior realizzatore, dall'altra parte il miglior realizzatore è Copland con 9, ma soprattutto Franco 27 punti subiti dalla Gesteco, che proprio quell'alternare di uomo e zona ha bloccato un poco l'attacco della capolista, e quindi ottima prestazione difensiva per coach Pilla, che ha improntato la partita proprio su questo alternarsi di difesa. E allora grazie ancora a tutti voi, una breve una pausa di 10 minuti e poi ci ritroveremo qui, amici del basket, per commentare il terzo e il quarto periodo di questa partita fra Web Gesteco e la squadra di Pistoia, la regina del campionato di Serie A2 Girone Rosso. A fra poco. Andiamo a riprendere la cronaca della partita, amici ascoltatori, qui dal Palagesteco di Cividale del Friuli. Siamo con il punteggio di 37 a 27 nei confronti di una Pistoia che ha iniziato benissimo la partita, ma che poi ha trovato davanti una concretissima Web Gesteco di Cividale, soprattutto in difesa. Se noi contiamo i 27 punti segnati da Pistoia, in doppio farebbe 54, e quindi tenere la seconda squadra sotto i 60 vuol dire essere bravi. Assolutamente, anche perché stiamo parlando della prima in classifica, e direi proprio la difesa ha fatto la differenza, 9 punti subiti nel secondo quarto. Qua intanto tiro da 3 di Rota che non va a bersaglio, e rimbalzone di Daniele Magro. E allora la partita è ripresa dunque, 37-27 il punteggio, il quintetto della squadra di Pilastrini è quello che ha iniziato poi la partita con Pepper, Rota, Miani, Dell'Agnello e Aristide Moa. Pistoia ha sempre lo stesso quintetto anche lui di inizio, c'è un fallo tecnico, attenzione, il fallo tecnico ad Aristide Moa per simulazione. Sì. Allora si è giocato, stava giocando Copland, spalle contro petto, e avete visto che Aristide Moa è caduto. Barnado. Sì, scusa, Barnado. No, scusami, no, hai ragione, era Copland in attacco. Aristide Moa difendeva, poi è caduto a terra su una spinta. Forse, sì, non lo so, cioè, un contatto c'è stato, probabilmente Aristide ha un po' accentuato, l'arbitro, francamente io non avrei dato il tecnico ad Aristide, caduto, basta, siamo sì, il fallo è finita, anche perché non è che era stata avvisata la squadra o no, cose di questo genere qua, purtroppo adesso c'è questa regola qui che quando esageri, quando sì, vabbè, basta un fallo, però, cioè nel senso, esatto, hai fatto fallo. Chiudo. Stavo vedendo coach Pilastrini veramente infuriato. Fallo tecnico che dà la possibilità alla squadra che l'ha guadagnato, tra virgolette, di battere un tiro libero ed avere il possesso di palla. Come avete visto, tiro di Varnado, di Copland, che è andato a bersaglio, 37 a 28. Ecco Varnado, giro in palleggio, su di lui c'era Rota, qui c'è Magro, chiuso dai due giocatori, il tap-in di Whitley, nulla da fare, brava la difesa della Web Gesteco, pallone per Dalton Pepper e poi per il numero 77 Dell'Agnello, che forse ha accelerato un po' troppo l'azione offensiva, anche se lui comunque ha la mano da poter segnalare quella posizione. Adesso c'è ancora una mini contestazione per un'altra palla che è stata forse sospinta dai giocatori in casacca rossa, ma l'arbitro sì, ha visto. Gabriele Miani ha protestato con l'arbitro che era sul fondo, dicendo di non aver toccato. Comunque Franco, sicuramente i contatti in questo terzo e quarto quarto aumenteranno, non credo che finiremo con due tiri liberi per parte, penso che saranno molti di più. Intanto Copeland ricomincia da dove aveva iniziato il primo quarto, con una bomba da distanza veramente siderale. E con questa bomba va a segnare i suoi personali 13 punti. Dall'altra parte un ottimo passaggio verso Miani da parte di Aristide Moa, e poi Aristide viene colto ancora in fallo personale su Varnado, e per Aristide è il terzo fallo, mi pare, se non andiamo errato, per Moa, e sì, infatti è sì, il terzo fallo, perché c'è anche
il tecnico che va a incrementare i falli personali. Adesso vedremo se Pilastini andrà a cambiare un giocatore. E allora intanto c'è la Pistoia. E guarda che cambio, guarda che cambio, Franco. Allala, cari amici, lo vedete laggiù in fondo sul cubo dei cambi, abbiamo Rodney Clark che è fuori da praticamente un 15 giorni perché non ha giocato a Ravenna, però si è allenato non tantissimo. Aristide Moa fino sotto viene stoppato da Varnado, forse è voluto un po' troppo, adesso un po' nervoso probabilmente per quello che è successo. Assolutamente. Quindi, un'azione dettata più da, diciamo, da, dalla voglia di rivalsa per quel tecnico fischiato. Qua invece la difesa di Cividale si apre come Mosè quando era esatto, e Saccaggi penetra proprio come una lama di coltello nel burro, e quindi ha recuperato un po' dei 10 punti, ora ce ne sono solo 4, ha recuperato 6 punti. Miani fino sotto, bravo a Gabri Miani, che poi fa far fallo anche a Varnado, ed è il primo fallo peraltro di Varnado. E ora c'è il cambio, ecco che avevamo detto, c'è Rodney Clark che esce, Aristide Moa, comunque bravo Aristide ad aver condotto comunque il suo spazio. Ho visto con canestro e con difesa. Assolutamente, ho visto Rodney Clark rientrare prima degli altri sul parquet, si è riscaldato e ha fatto molti tiri col preparatore atletico Petronio, e quindi potevo pensare che poteva essere schierato. Qua invece l'arbitro va a parlare con coach Pilla, perché Gabriele Miani, dopo aver segnato, ha avuto un gesto di esultanza non propriamente, diciamo, corretto verso Varnado, e probabilmente questo è il richiamo dell'arbitro a tutta la panchina della Gesteco. Nel frattempo Miani, dopo aver segnato, va a sbagliare il tiro libero a suo favore, 39 a 36 più 6, quindi è stato redarguito, cartellino giallo se fossimo nel calcio per Stefano Pilastini, e quindi la panchina. Il tiro di Copland da 3 punti non va, rimbalzo è a favore però ancora della Giorgio Tesi Group di Pistoia, che si sta battendo comunque con grande determinazione, da grande squadra in cui è appunto la compagine allenata da coach Brienza. 39 a 33 rimette in gioco per Magro Whitney, ancora Whitley, Copland, Varnado, palleggio fino sotto, poi toppato da Piani. Si fida tanto Varnado delle sue potenzialità. Grandissima fisica. Azione difensiva di Gabriele Miani, qua intanto Dalton Pepper tiro da tre, forse un po' di fretta sia con Aristide Moa e qua Copeland, il pericolo numero uno, giustamente canestro valido, giustamente convalidato, perché Dalton Pepper ha mosso un po' il tabellone, ha impedito probabilmente alla palla di entrare, e comunque ha compiuto un'infrazione. Quindi canestro realizzato, 39-35, partita veramente piacevole con la difesa di Gesteco, che dovrà particolarmente curare Copeland, che è il pericolo numero uno con 15 punti realizzati. Copeland pericolo numero uno, però stiamo attenti anche a Varnado numero 23, che è esplosivo ed è quanto mai concreto quando vuole andare a siglare. Poi anche buona la squadra di Pistoia in fase difensiva, sta mantenendo in quota bassa la Cividale in questo inizio di terzo periodo, perché ha segnato Cividale solamente 2 punti, se non vado errato eravamo 37 a 27, siamo 39 a 35. Esattamente. È vero? No? Sì, sì. Vediamo il tirettino dell'Agnello, ma non va, non ha avuto la forza, oppure è stato stoppato dall'altra parte Whitney, e va fin sotto, e sono i primi suoi 2 punti in sottomano di sinistro per Whitley. Parziale di 10 a 2 in questo terzo quarto, Franco, come avevi sottolineato tu. Però in 4 minuti segnare 2 punti soli non è assolutamente una bella cosa. I 2 punti sono stati ottenuti da Gabriele Miani. Ecco Rota che si inventa giocoliere alla fin fine, peccato però perché era arrivato da solo sotto canestro di sinistro, ha sbagliato. Sì, però azione troppo insistita, sì. Troppi palleggi da parte di Eugenio Rota. Magro fino sotto, usa bene il perno, poi però non riesce
a coronare i suoi sforzi con un canestro. Adesso c'è il pallone che è uscito dal campo, secondo l'arbitro dice a Rota, guarda che pallone forse l'hai preso in campo, però poi sei uscito. Sì, diciamo che l'arbitro era meglio se stava fuori campo, in quel caso lì la sua presenza ha ostacolato il tentativo di recupero da parte di Eugenio Rota. Siamo sul 39-37, amici, dopo i primi prima metà del terzo periodo. Ora c'è un Miani che va a bruciarsi un fallo del terzo per lui, un tentativo di anticipo che poteva anche fare a meno di farlo. Sì, sono... è andato un po' lungo, un po' di nervosismo da parte di tutte e due le squadre, qualche fischio ha scontentato un poco ambedue le formazioni. Saccaggi in manovra, in palleggio, ancora Saccaggi, c'è il tiro di Whitley sbagliato, l'imbalzo è di Dalton Pepper che risuona la carica, speriamo con un canestro per la compagine di casa. Ecco il numero 20, Dalton Pepper, la palla verso Miani, Miani si gira bene fino sotto e con l'aiuto anche un po' di fortuna, ma la fortuna aiuta gli audaci, è stato audace andare sotto su quasi un triplicato. Ottima azione di Gabriele Miani, ottimamente anche servito da Dalton Pepper, ha fatto un canestro di coefficiente di difficoltà elevato perché era marcato da ben due difensori. Attenzione ancora Whitley, è stato solo libero, ma questa volta dopo tanti errori da quella posizione è andato a siglare da tre punti, approfittando anche del fatto che non c'è più Copland perché è in panchina a riposare, a rifiatare. 41-40, più uno per la squadra di Cividale, ora sono più 4 con questo canestro di Gabriele Miani e quindi Pilla sta avendo ragione di lasciarlo anche con 3 falli in campo. Sì, Gabriele on fire, veramente importante, mentre dicevamo di Whittle era 0 su 6 al tiro. Attenzione, e qua purtroppo il quarto fallo di Miani. Il quarto fallo di Gabriele che era fermo ma forse aveva le braccia leggermente in avanti. Rientra Leo Battistini proprio rientra al posto. Leo, rientra anche Bernardo di Gabriele Miani. Stato preso un po' di fiato. Sì, magro veramente, prestazione incolore, non ha inciso né in attacco né in difesa e quindi coach Brienza lo richiama in panchina e andrà con quintetto un po' più agile con Whittle, Copeland e Bernardo, e Pallone e Saccaggi a giostrare nelle posizioni di guardia. Copland intanto va a battere il primo libero a suo vantaggio, 41 lo segna, 1 su 1. Secondo libero per il numero 5 in casacca rossa del Giorgio Tesi Group, segna anche questo aiutandosi con il ferro, più 2, quindi un possesso per di differenza appunto per la Web Gesteco che manovra con Eugenio Rota, attende il blocco, esce Clark, prende la palla su di lui, Saccaggi non lo lasciano respirare, ovviamente il blocco per Dalton Pepper, se la gioca in uno contro uno, poi c'è questo semigancio, tenta di andare a rimbalzo Battistini, quasi ce la fa, il fallo è contro Copland. Vabbè, diciamo che ha fatto il pari con l'altro discorso di sì. Di Aristide. No, va bene. Sinceramente, secondo me qua devo dire che era tutta la vita fallo di Rota, perché Copeland aveva cambiato direzione con un crossover e quindi questo fischio sicuramente un po' stonato da parte di una terna che fino adesso aveva arbitrato abbastanza bene. Ma è logico che una partita di questa importanza, Franco, i contatti aumentino, soprattutto più la partita diventerà infuocata e più ci avvicineremo ai minuti finali. Allora intanto è stato provato da Pilastrini Rodney Clark, peraltro adesso è uscito e è andato a rilevarlo Alessandro Cassese, numero 7. Il pallone intanto viene rimesso in gioco dallo stesso Rota per Dell'Agnello, adesso per Dalton Pepper, se la gioca da solo, scivola poi
forse c'è un fallo, perché secondo l'arbitro è stato preso per la maglietta e buttato a terra dal numero 20, che è appunto Pollone, che è il secondo fallo per lui, terzo fallo di squadra per Pistoia, 4 ne ha Cividale, quindi il bonus l'ha già superato da un minuto e mezzo a questa parte. Viene sostituito Copeland con il terzo fallo. Qua veramente infuriato coach Brienza. Abbiamo detto, la partita sicuramente ci saranno molti più contatti da qui alla fine. Grande equilibrio, Franco, e partita piacevole. Beh, adesso Pistoia ovviamente è stata molto più concreta in questo inizio di terzo periodo, molto più difensiva rispetto al periodo numero 2. Qui forse c'è un fallo di Vanato, l'aveva spinto dell'agnello, non ravvisato, il pallone per Dalton Pepper, ma è sbagliato, agguanta la palla Varnado, fischia al pubblico anche di casa giustamente, e c'è un fallo tecnico fischiato a Stefano Pillastrini. Attenzione, fallo tecnico a Stefano Pillastrini, che avevamo detto, vabbè, che la terna arbitrale aveva fatto bene, probabilmente per la regola del telecronista. Qua un po' di nervosismo da ambo le parti, un po' di fischi forse errati. Sta chiedendo Pilla, dammi almeno un fallo, che sia uno là in attacco, si picchiano e non mi dai un fallo. Tecnico alla panchina, e il tecnico alla panchina produce come fosse un fallo tecnico al giocatore, un tiro libero e il pallone a favore della squadra che ha, ne ha beneficiato del fallo tecnico. Sì. Però attenzione, perché c'è sempre un fallo tecnico, quindi certo un altro, 16 secondi qua ancora zona, Franco, e vedremo se la Gesteco riuscirà a rallentare l'attacco di Pistoia. Soccaggi, il blocco è di Vittore e poi il tiro del numero 2 della Rosa, che va a colpire nello stomaco e porta in vantaggio, esatto, dopo tanto tempo, la formazione di coach Brienza. Vediamo Battistini, il tiro di Battista è sbagliato, non era molto in ritmo Battista, il rimbalzo di Whitley. 2 minuti da giocare ancora in questo terzo periodo, che è di marca pistoiese, marca toscana. Sì, effettivamente, assolutamente. Probabilmente l'attacco della Gesteco in questo terzo quarto si è un po' fermato. Vedremo nei prossimi minuti come reagirà la formazione di coach Pilla. Il tiro di Whitley, cioè proprio segna anche Whitley, che ha capito che in fondo deve portare anche lui dell'acqua al mulino di casa della Giorgio Tesi Group. 20-7 il parziale di questo quarto, Franco. Veramente parziale tremendo da parte di Pistoia. Rota per Dell'Agnello, tiro di quest'ultimo da 3 punti e segna Dell'Agnello, e questo ci fa respirare la squadra di Stefano Pillastrini, perché canestro porta parità, canestro di una fondamentale importanza questo di Dell'Agnello da oltre l'arco, perché Gesteco faceva veramente fatica e quindi è stato molto bravo Dell'Agnello a colpire. Dall'altra parte Pollone cerca di colpire dalla distanza, non lo fa, il ripallone però arriva nelle mani, perché la difesa di Cividale non è riuscita a agguantarlo dopo l'errore di Pollone, ce l'ha avuto appunto Varnado e ha segnato tranquillamente. 50 secondi, Danton Pepper, su di lui Pollone, il blocco è di Dell'Agnello, ma sta facendo sportellate tremende con Varnado. C'è il fallo, diciamo, finalmente per Dell'Agnello di Varnado stesso. Varnado ha un fisico eccezionale e giustamente usa tutte le maniere possibili per ostacolare l'attaccante. Esce intanto Whittle e rientra Magro per completare il pacchetto dei lunghi di coach Brienza. Abbiamo anche Aristide Moa sul terreno, pur se ha i suoi 3 falli a carico. 8 secondi per chiudere l'azione, vediamo Rota per il tiro da 3 punti di Battistini, peccato, era in una posizione favorevole, ci sono ancora 20 secondi, forse questa potrebbe essere l'ultima azione del terzo periodo, periodo che vede la squadra di Pistoia sopra di 2 lunghezze, 49-47, fischia l'arbitro un fallo di
in attacco di Magro, che regala l'ultimo pallone dunque a Cividale. Non sì. L'abbiamo visto perché era praticamente dall'altra parte della palla. Rota blocco, stava blocco irregolare praticamente. Sì, Rota stava seguendo l'attaccante, Magro forse si è mosso leggermente, Rota è stato bravo ad accentuare magari questa piccola spinta, e è stato fischiato fallo in attacco. Quindi ancora un possesso per Cividale, che ha l'opportunità di pareggiare con tiro da due, addirittura di portarsi in vantaggio con l'eventuale bomba. 14 secondi Franco al termine. Ed ecco che cominciano i 14 secondi a favore della UAB Gesteco, sono già 10, il blocco dell'Agnello, tira da tre punti Rota, forse tanto distante, può tirare ancora Aristide, vai, jump shoot di Aristide, ma non sbaglia, e poi non c'è tempo per fare nient'altro se non tirare via il pallone, e si chiude così il terzo periodo con un più 2 per Pistoia, in virtù di una difesa secondo me molto più soda, molto più dura, molto più grintosa della squadra appunto pistoiese nei confronti di una UAB Gesteco. Assolutamente. Che comunque è in partita. Franco, il secondo quarto il parziale è stato di 23-10 per la Gesteco di Cividale, il parziale del terzo quarto è praticamente simile, 22-10 per Pistoia. La differenza l'hanno fatta la difesa della Gesteco nel secondo quarto e la difesa di Pistoia, che ha costretto a soli 10 punti l'attacco della Gesteco. Anche qua nell'ultima occasione un tiro un po' pretenzioso di Rota, quando mancavano ancora molti secondi, è scagliato da alcuni metri oltre l'arco, che non ha prodotto nessun effetto. Ha tirato da 8 metri quando poteva ancora avvicinarsi e fare magari un passaggio in più. Poi dopo sai, la testa degli atleti non è la stessa degli allenatori e di noi telecronisti. Assolutamente, anche perché mancavano comunque 5-6 secondi. Ha preso rimbalzo a Risita, ha tirato, ha segnato, ha tentato un tiro, ma niente. Comunque siamo ancora in più o meno parità. Due punti non è nulla nel basket moderno di adesso. E rivediamo, credo, in campo, rivedremo Rodney Clark, che dopo essersi scaldato per un paio di minuti nella precedente fase terminale del periodo, probabilmente anche dal punto di vista medico non è preferibile fargli fare tanti minuti assieme, no? Visto che reduce da un infortunio muscolare, probabilmente giocherà 3-4 minuti, poi verrà tolto ed eventualmente potrà essere disponibile eventualmente per i minuti finali. Rimane il fatto che Cividale aveva chiuso il secondo periodo con più 10, ora si trova a meno 2, e questo ci fa pensare ovviamente a un leggero calo di percentuali anche in fase offensiva. Infatti abbiamo sbagliato molto. Allora sì, adesso, le percentuali sono più o meno simili, Franco, c'è da sottolineare che Pistoia, la tesi di gruppo Pistoia è andata un po' più in lunetta in questo secondo quarto, ne ha tirati 8 in complessivo mentre solo 3 per la Gesteco, quindi forse cercare qualche tiro più dentro l'area, qualche penetrazione potrebbe essere utile per la formazione di coach Pilla. Si è ripreso a giocare dunque con Pistoia in fase offensiva, 10 minuti che ci diranno chi sarà la squadra vincente in questa bella partita qui a Cividale del Friuli, dal Pala Gesteco. Il pallone intanto, il secondo pallone del ultimo quarto è a favore di Rodney Clark, lo smista verso Battistini, ecco Clark al tiro, è sbagliato, rimbalzo è di Cassese, ma esce dal campo con i piedi e quindi giustamente l'arbitro, che è lì davanti, gli dice guarda che hai messo il piede fuori, non ti do questa palla da ancora da giocare. E quindi si riprende sempre dalla stessa posizione, 49-47 più 2 per chi è in attacco in casacca rossa della Rosa. Ancora poi Whittle esce e saccaggi dal blocco, un altro blocco di Magro, Whittle dal tiro da 6-75 e lo segna Whittle, e quindi va a prendere ora il posto di Varnado, che aveva fatto molto bene nei primi due quarti. Whittle ha cominciato non bene nei primi due quarti, Franco, ma invece adesso veramente si è rifatto, sono ben 10 punti realizzati da Whittle. Qua intanto Moa in penetrazione, stoppato da Saccaggi, Moa forse ha voluto un po' troppo, pivotone centro area che è Magro, scarica la palla fuori, ci sono 12 secondi ancora per Pistoia, ancora sul pettine per Magro, marcato
da Battistini, semigancio di Magro, è andato a bersaglio. Ovviamente Magro è un po' più grosso e un po' più alto rispetto a Battistini, anche se fisicamente Battista è un colosso. C'è un time out per Pilastrini sul 54-46. Sì, primo canestro di Daniele Magro, che sinora non era riuscito ad approfittare della sua stazza specialmente vicino al canestro, primo canestro proprio di potenza fisica. Battistini ha cercato di arginarlo, ma lui si è avvicinato molto bene al canestro. Partita molto combattuta, anche la situazione a rimbalzo vede un sostanziale equilibrio, leggermente favorevole a Pistoia, 34 i rimbalzi conquistati da Pistoia, 30 quelli della Gestecco. Le percentuali per Pistoia 10 su 23, per Cividale 11 su 29 da 2, mentre da 3 Cividale 8 su 21 e Pistoia 8 su 26. Quindi percentuali molto simili. Probabilmente la differenza la sta facendo in questo momento la difesa di Pistoia, che ha costretto a 10 punti nel terzo quarto la Gestecco, e quindi veramente Pistoia sta facendo la differenza più in difesa che in attacco. Ricordiamo anche che una delle chiavi fino adesso è stata anche Miani, che Miani ha un po' squilibrato anche gli attacchi e anche gli attacchi appunto di Pistoia, e purtroppo Miani, avendo 4 falli, sarà della partita tra un po', credo che lo rimetterà dentro Bon Pilla. Sì, assolutamente, Gabriele Miani, soprattutto con la sua capacità di colpire da 3, sono ben 2 le bombe realizzate da Gabriele, e di portare fuori lunghi avversari come potrebbero essere Whittle o Magro in questo momento. La rimessa in gioco è ancora per la Web Gestecco, perché c'è stato un intervento appunto della difesa che ha buttato fuori il pallone dalla linea perimetrale più lunga. Battistini, questo è il suo tiro, però questa volta è corto. Battista non sta incidendo come ha inciso in precedenza. Sì, non è rientrato 0 su 3 in questo parziale. Attenzione, questo tiro da 3 di pallone. Ottimo attacco, ottimo pallone di Della Rosa, e Whittle molto presente al rimbalzo riesce a arpionare questo rimbalzo togliendolo dalle mani di Battistini. Saccaggia, arresto e tiro di Saccaggi, 2 punti, molto ben effettuato questo. Saccaggi è un giocatore di una pulizia estrema, e vantaggio consistente per Pistoia, sono 9 le lunghezze in questo momento. 9 lunghezze a favore della squadra di Pistoia, mentre c'è questo attacco dei gialli della Web Gestecco, e c'è il fischio dell'arbitro per un fallo di Saccaggi che andava a intervenire anticipandolo su Rodney Clark, il quale non è riuscito a prendere il pallone, ma c'è questo fallo. Ed ecco che Battistini viene fatto uscire e rientra Miani, come abbiamo detto, perché è un fattore in più. Giustamente, avendo anche 4 falli, è giusto che giochi Gabri Miani, anche se potesse raggiungere il quinto fallo, tutto andrebbe a beneficio comunque della sua squadra. Ecco che esce Clark, non riceve e la finta non funziona. C'è Dalton Pepper, step back di Dalton Pepper, tocca Magro per una ripresa della palla a favore della Tesi Group di Pistoia, che sta cercando, si sta comunque comandando un attimino le operazioni sul terreno. Della Rosa da 3 punti, sbagliato, rimbalzo di Nikolic e lo dà al suo playmaker, rota 6-59, la partita lunghissima ovviamente ancora in questo quarto periodo, più 9. Il tiro di Nikolic, sbagliato anche in questa circostanza il tiro offensivo, sì, l'azione offensiva appunto della Web. Diciamo Gestecco, che Gestecco, sia coi tiri in allontanamento di Battistini e di Dalton Pepper, questo di Nikolic, non è che stia costruendo in attacco delle ottime situazioni. Intanto qua poi l'ha recuperata da Rodney Clark molto bene. Vediamo come succederà, è importante segnare da 3 punti. Vediamo, Clark non segna, recupera però Nikolic, si incasina un pochettino la vita, poteva andare su dritto, ma non, sì, è andato, perché forse c'era già un fallo. Soprattutto ha aspettato che Magro si avvicinasse, probabilmente cercava il fallo. Clark, seconda bomba sbagliata, probabilmente si è allenato anche poco in questi frangenti. Saccaggi tenta una magata, però ha saputo, nell'esperienza che ha, ricevere un fallo, anche se il pallone andava comunque al 100% fuori
misura, ma ha saputo comunque conquistarsi questo fallo personale che lo porta in lunetta per due tiri liberi. 47-56, a 6 minuti dal termine a favore della squadra di Pistoia. Insomma, zero i punti realizzati zero da Cividale in questo quarto, in 4 minuti quasi, e quindi proprio la difficoltà che è iniziata nel terzo quarto di Cividale di andare a canestro. Dall'altra parte invece saccaggi 1 su 1 per il giocatore appunto in casacca rossa. Ancora saccaggi per il suo tiro libero ed eccolo che va a siglare anche il secondo, 2 su 2, 47-58. Tredicesimo punto per Saccaggi, che è stato di una pulizia estrema e una spina costante nella difesa. Intanto ruota il tiro da 3. Miani può andare a segnare, invece vuole scaricare a Cassese, e Cassese segna da 3 punti. Alessandro Cassese che ridà vita, ridà vivacità, ridà linfa alla sua squadra. Vediamo. Bravo Gabriele a conquistare il rimbalzo e primo canestro della Gesteco in questo quarto quarto. Dopo 4 minuti e mezzo però. Comunque abbiamo con Whittle una serie di blocchi, il Copland da davanti, da fronte canestro, Whittle tenta la realizzazione, momento in cui la Web Gesteco deve spingere in fase offensiva, deve andare a segnare più o meno in ogni azione se vuole recuperare il tiro di siderale di Miani. Sì, tiri difficili, diciamo così. Tu dicevi che sarebbe meglio andare a segnare, a tirare da sotto. Sì, anche lo testimoniano i pochi tiri liberi che sono stati concessi alla Gesteco, perché ha girato la palla molto per linea esterna. Contropiede, Cassese sbaglia da sotto, il fallo c'è a favore di Alessandro Cassese, servito appunto in palla schiacciata a terra da Dalton Pepper, che ha conquistato il rimbalzo dopo il canestro sbagliato da parte della squadra di Pistoia, che è sopra di 8 lunghezze, però potrebbero essere 6 se Alessandro Cassese va a segnare i liberi a sua disposizione. Infatti ce l'ha il primo, c'è ancora il secondo, ecco che carica il tiro, ma questo secondo viene sbagliato, il rimbalzo è di Whittle. 51-58, 7 punti di vantaggio per la squadra di Pistoia, con Saccaggi che non ha fretta ovviamente di andare al tiro veloce. Copland la palla, molto bel gioco con Varnado, però il pallone pallonzola sul ferro ed esce per fortuna della squadra di casa, che è in attacco con Dalton Pepper, centro aria, la palla esce, non c'è fallo. Attenzione Pepper che va a dire all'arbitro: guarda che mi sta dando sulle mani. Beh, questa è stata una buona difesa anche di Pollone, in verità. Assolutamente, ma proprio l'attacco della Gesteco che non sta funzionando in questi momenti, pochi movimenti di palla e forse troppi palleggi sia da parte di Eugenio Rota come in questo caso da parte di Dalton Pepper. La palla va a Whittle e poi Copland, il fallo è di Cassese, ma non ci sono tiri perché era chiaro che lui stava appunto passando, c'è solo una rimessa in gioco, il fallo è di Alessandro Cassese. 51-58, sono 3 minuti e 58, si può fare qualsiasi cosa. Assolutamente, Franco, la partita è ancora lunga, però l'attacco Gesteco deve sbloccarsi. Rimane il fatto che abbiamo un punteggio al momento abbastanza basso. Anticipo di Miani su Varnado, braccia lunghe di Gabri Miani, ecco l'attacco della Web Gesteco, il blocco di Gabri Miani su Rota e poi abbiamo Dell'Agnello, il tiro di Dalton Pepe da 3 punti che infiamma il palazzo dello sport di Cividale e Brienza. Coach della Tesi Group Pistoia chiama time out perché magari questo poteva innescare un ulteriori attacchi favorevoli alla Web Gesteco, e lui ha detto aspetta che blocchiamo. Bravo Dalton Pepper a mettere questa bomba di veramente importante, e quindi ridà energia, ridà fiducia
alla difesa della Gestecco, alla formazione di coach Pilla. Adesso cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo tanti contatti, Franco, sicuramente. Quello che forse non riesce a fare la Gestecco sul pick and roll tra Rota e Miani, la difesa di Pistoia cambia e non riescono a servire Gabriele Miani, che è marcato da un giocatore molto più piccolo, in questo caso anche perché la difesa di Pistoia era collassata in mezzo all'area e quindi c'è stato spazio per Dalton Pepper. Finale incandescente, Franco, con la Gestecco che è rientrata prepotentemente in partita con questa bomba di Dalton Pepper ed è l'undicesimo punto realizzato da Dalton. Ci vorrebbe adesso, ci vorrebbero qualche magata di dell'Agnello, che ci ha abituati appunto a delle conclusioni sue strane e quasi immarcabili. Dell'Agnello solo 5 punti al suo attivo, grande difesa peraltro del giocatore numero 77, però qualche punticino in più in attacco sarebbe quanto mai positivo. Copland fino in fondo, recupera la palla grazie alla difesa da Uemi Gestecco, ecco Rota, il tiro da tre punti di Eugenio Rota e va a segnarlo, se l'è sentito, e con questo canestro la partita ritorna in equilibrio, 57 per chi difende, 58 per chi attacca, ossia la Tesi Group con Rota. Quindi questo canestro ha dato di nuovo entusiasmo, quello di prima di Pepper e questo di Rota ha dato ovviamente assolutamente grande difesa. Guardate come della Gestecco e cattiva Miani. Transizione da parte di ritorno. Infrazione di campo sul tocco di Gabriele Miani, grande difesa di Gabriele Miani e palla del possibile vantaggio per la Gestecco, che ha rimesso in piedi una partita che francamente dopo alcuni minuti del quarto quarto sembrava compromessa. Grande la difesa della Gestecco, in particolare di Gabriele Miani. E quindi a 2 minuti e 49 dal termine della partita la palla è in mano al Web Gestecco, che ha l'opportunità di riportarsi in vantaggio. Vediamo come si attua. Ecco Dell'Agnello, uno contro uno contro Magro, semigancio, e quello è quello che io appunto stavo, Franco, avevo Franco detto. Sei nominato allenatore dell'anno, sì, perché hai chiamato Dell'Agnello e prontamente lui ha risposto battendo Magro in penetrazione e con un attimo semigancio usando il piede perno. Usato il piede perno servito appunto da Pepper, centro aria, semigancio, fallo, recupera Dell'Agnello, ancora il pallone, no, esce dal campo il pallone, però ancora per la Tesi Group, ma a 2 secondi e 6 da giocare, è sopra di uno, però il canestro di Dell'Agnello in precedenza, è sopra di uno la squadra di Cividale, la squadra di casa. Che piacere, che piacere, Franco, vedere Dell'Agnello che si tuffa nel tentativo di recuperare una palla, prima Gabriele Miani, altro tuffo, e quindi i giocatori stanno mettendo tutta l'energia. Questa partita potrà andare, potrà esserci una vittoria, potrà esserci una sconfitta, ma devo dire che i giocatori della Gestecco ce l'hanno messa tutta. Assolutamente sì, il tiro è di Copland, ma la palla va di nuovo nelle mani della Web Gestecco, che se andasse a segno ora potrebbe mettere una mini ipoteca il risultato finale. Ancora il semigancio, ancora di Dell'Agnello, ma io l'ho chiamata, questa volta l'ho chiamata, non questa, quella precedente, di Dell'Agnello, due consecutive realizzazioni per il figlio del grande Sandrone Dell'Agnello. Franco, ti propongo come allenatore del mese di gennaio per la Serie A2, perché hai chiamato Dell'Agnello e prontamente ha risposto. È stato molto bravo Eugenio Rota, perché Dalton Pepper aveva chiamato il gioco testa, che è un pick and roll, invece Rota è voluto andare da Dell'Agnello, che è marcato in questo momento da Magro, e Dell'Agnello fa valere la sua atipicità, la sua capacità di mettere la palla per terra e colpire in semigancio. Grande Dell'Agnello veramente, l'abbiamo chiamato, 9 punti realizzati in questo momento da Dell'Agnello, Cividale a più 3 quando manca poco meno di 2 minuti, finale incandescente veramente. Speriamo che Gabriele Miani riesca a rimanere in campo, perché la sua presenza con le sue lunghe braccia in difesa è veramente fondamentale. Allora siamo 61-58, un più 3 ha ribaltato completamente la situazione, la squadra di casa della Web Gestecco si era trovata anche a 6 punti sotto, 7 punti sotto,
ha trovato la forza con Pepper e con Rota prima di segnare due volte da tre punti, e poi ecco Dell'Agnello con altri quattro punti importantissimi. Vediamo ora questo attacco della squadra di Pistoia con Saccaggi marcato da Rota. Tutte e due le squadre non hanno il bonus, quindi si può difendere tranquillamente. Il tiro dalla distanza di Varnado non c'è, il rimbalzo è per la Web Gestecco, che può giocare anche con il cronometro, anche se non siamo molto vicini. In effetti il fallo di Whitley, ma dicevo appunto, non è, nessuna delle due squadre ha i quattro falli, questo è il terzo per Pistoia, due ne ha Cividale. Franco, nei primi quattro minuti la Gestecco non è riuscita ad andare a canestro, poi ha aperto le danze Cassese con quella bomba, e sono 14 punti realizzati in quattro minuti dalla Gestecco in questo parziale del quarto quarto. Dell'Agnello marcato da Magro, anche se molto fuori dall'area, uno contro uno, Rota fa saltare Copland, stoppa Varnado. Vabbè, ecco che bravo Alessandro Cassese, che è andato a disturbare comunque l'azione offensiva della Tesi Group. Saccaggi, Magro, Whittle, il tiro di quest'ultimo esce ed entra, avete visto, esce ed entra il tiro di Whittle, più tre punti a 47 secondi dal termine della partita, con Web Gestecco in fase offensiva. Non c'è ancora il bonus, ancora Dell'Agnello, sempre contro Magro, se la gioca, se mi gancio ancora, questa volta non è fortunato, era interessante questa azione, però in 30 secondi ancora per Pistoia, non bisogna dare il tiro da tre punti, tiro è corto di Copland, attenzione, può essere l'ultima palla vincente con Miani, prima però c'era Pepper, fallo, Copland sta dicendo perché, attenzione che ci può essere un fallo tecnico a Varnado, infatti è così, fallo tecnico a Varnado. Franco, avevamo detto espulsione anche per... Espulsione? Mi sembra espulsione per Della Rosa, e quindi dovrebbero esserci due tiri liberi, no, per Dalton Pepper, più il tecnico, più l'espulsione. Sì, c'è l'espulsione, esatto. Espulsione di Della Rosa, che era pronto al cambio ed è stato espulso dagli altri. Pistoia dunque, possiamo dirlo? Cade? Ma mancano, oddio, ancora bisogna segnare i tiri liberi, bisogna segnare, non tiri voglio liberi. Aspettiamo, portare, ecco, aspettiamo gli amici di Pistoia, non, mi voglio, non ci vogliano male, ma in fondo una serie di tiri liberi, se poi messi dentro, Cividale ha già più tre punti, 6-1 a 58. Ci dovrebbero essere almeno quattro tiri più palla. Sì. Secondo quanto ha detto, perché c'è un finale così. Finale veramente incandescente. Ci sono tre tiri. Mi pare di aver visto l'arbitro dire sono tre tiri. Vediamo, Della Rosa ancora non esce. Chi è stato espulso? Dobbiamo capire chi è stato espulso. Varnado. A me sembrava Della Rosa, che era sul cubo del cambio. Difatti non si poteva riprendere il gioco perché Della Rosa. Qua Saccaggi, infuriato con l'arbitro, sottolinea i due falli soli fischiati a Cividale in questo quarto quarto. Tornato, quindi un tiro libero, il primo tiro con il pubblico. Il primo, allora, tiro, vediamo un po'. Il primo tiro lo tira Rota ed è quello probabilmente del tecnico di Varnado. Ma anche gli altri può tirarli. Adesso sono gli altri due. Questi sono i due tiri dell'espulsione di tiri per espulsione. Della Rosa, e li tirerà ancora Rota, e poi dovrebbe andare in lunetta dal Tom Pepper. C'è ancora uno? Sì, l'espulsione, due tiri. Per la prima fallo tecnico di Varnado, esatto, un tiro, due tiri per l'espulsione di Della Rosa, e poi due tiri ancora per Dalton Pepper. Ed eccolo qua, e abbiamo prodotto, no, non ci sono altri tiri, c'è la rimessa della Val Gestecco. Ah, giusto, 17 secondi al termine, però scusami Franco, perché sì, non era ancora il quarto fallo, non c'era ancora il bonus.
basterebbe solo tenere, adesso fa fallo ovviamente, è chiaro che va a commettere fallo Copland e quindi Pistoia. Sì, perché adesso Pistoia ha raggiunto il limite di 5 falli sommando il tecnico e l'espulsione, quindi il fallo subito da Tom Pepper era appena il terzo di squadra per Pistoia e non dava diritto ai due tiri liberi. Siamo arrivati a 5, ma per l'espulsione per il tecnico giustamente. Intanto 5 falli Copland e quindi possiamo dire che Pistoia, la prima della classe di Serie 2, è caduta, però non è caduta facendosi male, ma grazie a una splendida Web Gesteco che ha avuto un momento di calo. È stata una partita però molto strana, dove ci sono stati dei parziali importanti per ambedue le formazioni. Qua intanto Rota realizza il tiro libero della sicurezza, coach Brienza chiama time out, ma sono tre i possessi adesso di differenza tra le due squadre quando mancano 15 secondi punto 9. Siamo 65-58, sono 7, quindi sono 7 punti, tre possessi. Allora adesso ovviamente la squadra di Brienza andrà a rimettere in gioco nella fase, nella zona offensiva, quindi potrà giocarsi 3 secondi 4 per andare al tiro veloce. Sì, dopo commettere la palla, per avere la palla ovviamente bisogna sottolineare che coach Pill ha ancora due time out, quindi probabilmente chiamerà anche lui un time out e la palla verrà rimessa in attacco da parte della Gesteco. Importante è adesso, nel caso di errore, controllare il rimbalzo e poi mettere la palla in campo dalla prossima rimessa. Ma sono tre possessi, Franco, quando manca veramente poco al termine di questa partita, e devo dire una grande, grandissima Gesteco. Ecco, c'è anche da dire che diciamo che la rimonta è iniziata con Dell'Agnello. Sì, beh, no, con Pepper, con Rota, ma poi Dell'Agnello ci ha messo. Dell'Agnello è stato devastante in quel momento con il suo uno contro uno contro Daniele Magro. E allora si rimette in gioco con Saccaggi, vediamo cosa ha disegnato Brienza per andare velocemente, credo, al tiro da tre punti. Esce Pollone, tiro da tre, sbagliato, rimbalzo di Miani, e direi che con questo rimbalzo la Web Gesteco va a vincere questo incontro contro la prima della classe per 65-58, ma brava anche Pistoia, inutile dirlo, una squadra concreta, una squadra competitiva, però si è dimostrata competitiva anche la Web Gesteco di questa sera, che nel momento di difficoltà ha ritrovato energia. Sì, è stata, come abbiamo detto, una partita strana, perché ci sono stati grandi parziali prima della Gesteco, poi Pistoia che è rientrata prepotentemente in partita e poi veramente nell'ultimo quarto la Gesteco con la sua intensità soprattutto difensiva ha fatto veramente la differenza. Resta, Franco, da valutare il miglior l'MVP di questa partita, e direi che comunque anche la valutazione ci conforta. Eugenio Rotta è stato trainante per la Gesteco in 37 minuti giocati, 16 punti realizzati da Eugenio, con soprattutto quella sfilza di tiri liberi nel finale. 9 sono i rimbalzi conquistati da Eugenio Rotta, e sottolineiamo che il più piccolo in campo. La valutazione è di 24, per cui per me, Franco, l'MVP di questa partita è Eugenio Rotta. MVP dunque di Eugenio Rotta, secondo la nostra spalla tecnica, che è appunto Incio Zuppi. Le statistiche ci dicono peraltro che la squadra di Cividale ha tirato 6 su 10 dei liberi e 7 su 10, quindi siamo sostanzialmente pari. Tiri da 3 sono 11 su 29, 9 su 34, quindi ha tirato malino Pistoia da 3 punti. Sì, merito anche della difesa della Gesteco, che comunque ha tenuto la capolista a 58 punti, Franco, per cui grande merito alla difesa di coach Pilla, che nel quarto quarto non ha usato più la zona, ma comunque è stata secondo me determinante, soprattutto nel secondo quarto, per rompere un po' gli automatismi, l'inerzia di questa partita e far pensare soprattutto
un po' di più la Tesi Group Pistoia di coach Brienza. Quindi grande difesa del Gestecco e grande coach Pilla che ha alternato sapientemente le difese. Allora abbiamo detto appunto che la squadra di coach Pilla vince 65-58 e anche per la Lega Pallacanestro l'MVP è Eugenio Rota con 16 punti, 17 quelli di Zach Copeland. Poi abbiamo i rimbalzi ancora di Rota con 9 e 16 di Whittle e gli assist ancora con Rota 6 e i 3 di Saccaggi. Prestazione a tutto tondo e soprattutto da sottolineare 9 rimbalzi di Eugenio Rota, 1 in attacco e ben 8 rimbalzi difensivi da parte, ricordiamo, del più piccolo giocatore in campo, che ha un grande tempismo, un grande senso del rimbalzo. Qua foto di gruppo con tutti i dirigenti, tutto lo staff e tutti i giocatori e la curva dietro, veramente una prestazione eccezionale. Parlavamo prima della partita di ciliegina sulla torta. Direi, questa potrebbe essere la ciliegina questa? Direi che questa veramente è una ciliegina sulla torta ed è soprattutto una partita che può dare consapevolezza alla Gestecco delle sue capacità in questo splendido campionato. Ma abbiamo un trittico mica da ridere, questa è la prima partita del trittico, la prossima partita è a Bologna contro la Fortitudo e lì la fossa aspetterà anche i tifosi nostri del Brigata Ruali Passione, ovviamente Passione Ducale, e poi ci sarà l'altra forza del campionato qui il 100. Mica facile, però visto come ha giocato oggi, con testa, con grinta, sicuramente non sarà facile, ma questa partita è importante proprio per dare consapevolezza ai giocatori, allo staff, a tutta la società della possibilità che ha di far bene la Gestecco in questo campionato di A2 che ricordiamo da matricola. Matricola la Web Gestecco che vince e convince anche per quello che ci mette in campo, vince contro Pistoia 65-58. Pistoia senza dubbio squadra comunque robusta, dobbiamo riconoscere, però qui oggi ha vinto la squadra che forse ne aveva di più e tutti a saltare, come vedete anche dalle immagini. E noi con queste immagini vi lasciamo, vi lascio anche all'amico Icio Zuppi che sarà con noi tra 15 giorni. Un saluto a tutti gli amanti del basket, abbiamo detto in particolare ai tifosi ducali, ma che bello Franco vedere questa curva e i giocatori che cantano assieme. Grazie a tutti allora dell'attenzione, il risultato ce l'avete sul teleschermo e avete anche la festa qui al Pala Gestecco di Cividale del Friuli. Grazie e a risentire.